Allora ragazzi, ci eravamo lasciati qua con i classici e soliti riconoscimenti che fanno a volte a fine, a volte inizio gioco. Niente, guardiamo un po' come inizierà, sempre se inizia veramente da qua, come almeno io credo, la storia. Boh, tanto vabbè, qui ora dovrebbe venire un'altra volta. Ed è un panettiere, fa vedere. Oh, eccolo! Certo ragazzi, che cognome. Vabbè, ora trende una merda sua. Insomma, mi ricordo solamente che, anzi, a me personalmente, fra l'altro, mi aveva incuriosito tanto, perché quando avevo terminato il video, poi, bene o male, rimontandolo, ho letto determinate cose, no? E quindi, cioè, diciamo, il video che praticamente c'è subito dopo questi riconoscimenti qua, che parlava comunque, è passato tot tempo dalla tragedia, bla bla bla, cioè, mi aveva incuriosito, infatti non vedevo l'ora di rigiocarci, ecco. E fra l'altro di fare il secondo episodio. Quindi niente, speriamo davvero che sia, come dicono tanti, ecco, infatti, come vi dicevo, una storia e un gioco veramente appassionante. Capo delle indagini sul caso. Grazie dell'invito, Marty. Nostri ascoltatori, una giornata su Anne e Beth Washington, le gemelle scomparse. Esattamente un anno fa le due Washington lasciarono la baita dei genitori e si avventurarono in una bufera di neve. Di delitto? Non ufficialmente, no. C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? I miei uomini hanno ispezionato la zona. Ragazze non avrebbero mai potuto raggiungerlo. Qualcosa su quella montagna sembra attirare i tragici eventi. Più di quanto immagini. Grazie per essere stata qui. Stasera Bagli Washington, Melinda e il figlio Josh, per l'anniversario della misteriosa scomparsa di Anna e Beth Washington. Oh, salve amici e spettatori. Aspetta, la rifaccio. Ok. Bene, salve amici e spettatori. È davvero fantastico rivedervi tutti anche quest'anno. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Dunque, per cominciare vorrei parlarvi un attimo di una cosa che forse sapete già. So che siete tutti preoccupati per me e so che sarà difficile per tutti noi tornare qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Però voglio solo che sappiate il fatto che siamo qui per me significa davvero molto. E io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. D'accordo. Ok, perciò voglio che sia una festa davvero sfrenata, va bene? Questo viaggio non lo scorderemo facilmente, ok? Sì! Wow. Continua ancora questi riconoscimenti, pensavo che iniziasse da qua. Invece. Ora all'alba, wow. Boh, subito di sì, lui. Guardate.
Sam è la migliore amica di Hannah, premurosa e avventurosa. Wow, è diligente, soprattutto. Ehi, c'è nessuno? Uso le lette a destra per avere visuale, vabbè. Solito R2. Il cancello non si apre, scavalca. Bene. Quindi? Vabbè, sento che non si apre. Cosa devo fare per scavalcarlo? Ah, quello lì. Issati. Veloce, veloce, dai. Scattante. Guardate, vedete, si fa. Triangolo, ce l'ho fatta. Arrampicati, ora di salta. Quadrato, ale. Sicuramente pensavo che scivolasse il piede e prendesse una di quelle ghignate e si sbriciolava il viso, tipo. Invece no. Ale. Deve essere Gandalf, se poi tipo lei deve scappare, magari non lo so. Deve arrampiarsi un'altra volta per fuggire da qualcosa. Ora te la butto lì, nel senso. Non so se avete visto, voglio dire. Oddio. Bello, un tarpone, no, scherzo. Cos'è? Scoiattolo. Non muoviti. No, che cazzo ne so. E mi è venuto lì. Va tutto bene. Ma dai. Così. No, devo star fermo. Ma sono fermissimo io, ragazzi. Vale, ce l'ho fatta. Vabbè. Un obiettivo difficile da ricordarsi. Oh, bello. Popolazione indigena e profezia delle farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia. Morte. Le farfalle nere pronosticavano la morte del sognatore. Bene. Pericolo. Le farfalle rosse mettevano in guardia da eventi pericolosi. Perdita. Le farfalle marroni preannunciavano una tragedia riguardante gli amici. Guida. Cosa vuoi di guida? Le farfalle gialle offrivano visioni di guida e di supporto. Vabbè, il supporto. Fortuna, le farfalle bianche portavano suoni di fortuna e buon auspicio. Ok, man. E now? Un'altra volta, sentotem. Sì, ok. Quindi? Sì, ho capito. Ok. R2, come sempre. L vi gira. Bello, un piccione. Totem guida. Ah, ecco, là quel discorso che dicevo nei primi episodi, che dipende comunque dalle scelte che uno fa. Non è che preannuncia quello che succede sicuramente, probabilmente. Che cazzo c'era scritto che non ho letto? Giallo, ancora. Vabbè, leggo sull'ultime due righe. Man mano che sbloccherai i totem, gli eventi del passato diventeranno più chiari. C'era anche nell'altro, ma me l'ero scordato di leggerlo. Anzi, di aprirlo, soprattutto. Insomma, quindi ora andiamo da qua. Chris? Ci sei? E è chiusa, ma va. Quindi? Oh, che belle scritte, molto socievoli soprattutto, molto simpatiche. Il passato va oltre il nostro controllo, vabbè. Grazie.
uno zainetto. La tua borsa è qui, dove sei? Non è che sei nella borsa? Ridiamo ragazzi, ridiamo. Cos'è che abbiamo qui? No, dei spia, dei, voglio fare l'affare di chi è? Di Vellari, siamo a Chris, ci sta? Ah, guarda un po' chi c'è. Ma siamo impazziti. Chris ha una cotta per Ashley. Metodico, protettivo e spiritoso. Vuole vedere quanto è spiritoso. È spaventata. Scusa, sei la mia segretaria? Stava vibrando. Bene, ehi. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. No, ti aveva cazzi tu. Cazzi tu. Ho trovato una cosa niente male. Cioè? Non te lo dico. Devi vedere da sola. Vieni, di qua. Dove? Proprio qui. Vedrai che roba super. Monti. Manifesto ricercato. Bello. Secondo te il ricercato verrà a farci visita? Qualcuno deve averci pensato. Oh, andiamo, questo posto è quasi sempre deserto. Nessuno viene quassù. Con gli indizi, niente di sopravvivere. Ok. Ta-da. Quindi gli indizi fanno sempre comodo. Niente male, eh? Già. Andiamo, guarda queste bellezze. Beh, bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Ti intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto il padre di Josh? Sì. Lui si crede tipo Grizzly Adams. Provare? No, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Usa la vetta a destra per mirare, premere 2 per sparare. Ok. Allora. Preso. Sapete ragazzi che Enjoy deve, diciamo, spara tutto, anche se questo non lo è, faccio veramente schifo. Quando Joe usa la mira assistita, perché sennò non becco nessuno. Tanto per dirvi un po' messo un fatto. Quindi è già tanto, se su 3 colpi per ora non pesi 3, attenzione, a parte questo è più semplice, perché sono fermi. Sono statici i bersagli, quindi fateli muovere, lo vedi quanto può durare il video. Grande, sono un duro. Sono un vero. Ma cosa sta... Ah, questo è perché è spiritoso. Wow. Non credo proprio, ragazzi. Che sagoma. Guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. Sparali in testa, Chris, per favore. Ti prego, sì. Sono stato un pezzo di merda, lo so, e tutti gli animalisti mi verrebbero ammazzato. Come hai potuto? Però era solo per dar qualcosa, per animare un po' la situazione e per dar contro a lei. Oh, andiamo, gli scoiattoli sono ratti con la coda pelosa. Ora non riesco a credere a quello che hai fatto. Io amo l'animale, ragazzi, ve lo giuro. Davvero, non sto scherzando. Oddio, cos'è? Mandalo via. È un Joe. Cavolo, tutto bene? Questa montagna mi dà già i brividi. Ehi, guarda, arriva la funivia. Dai, andiamo. Fate vedere in quadro lo scoiattolo. No, pensavo... Cazzo, certo. Che è davvero strano ritrovarti. Ehi, strano. È chiusa. Già. Josh voleva tenerla chiusa. Viene fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Olè. Blackwood Pines. Dovremmo
aspettare. Ma sei al sanatorio, finalmente in corpo sani, mamma mia. Che posto strambo dove andare a vivere. Anche per dei ricconi. Non sono così ricchi. Hanno solo una montagna. Addio. Perché a me mi tengono l'ansia questi televisorini vi maledetti? Queste tipo telecamere. E ora? Questo rumore, cos'è arrivata la osa? La funicolare? Cosa è successo? Cosa devo fare vi? Boh, vabbè. Sembra che non ci sia altro, no? Da ispezionare. Sembra. Ale, vai, andate. Finalmente. Vieni. Ma, beh, volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok. Entra, vai. Come al ballo della scuola. Si comincia. Sì. L'avventura ha inizio. Ah, spero sia stata la sua. E così si stacca, casca e muoiono tutti. Fine. Sì, trovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Già, sì. È felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no. È stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ok, e? Così sono finito dietro. E? Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino a oggi. Fatti l'uno per l'altro. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno, chi lo sa, potresti essere su questa funivia da sola. Proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Ma proprio una coincidenza strana, questo discorso V. Poi soprattutto l'effetto farfalla. Ah. Jess, la nuova ragazza di Mike. Sicura di sé, fiduciosa e irriverente. Oh, cavolo, cavolo. Arriva qualcuno? Vediamo chi è. Cos'è stato? Jessica, siamo qui! Gli piace farlo un po' più strano. Che deficiente! Siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore. Sono vista brutta, altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Ah, oh, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Sì. Uh-huh. Ehi, Chris. Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti. Sembra che qualcuno abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Cosa fa? Spiega, vai. Mike e Emma hanno rotto. Ora lui sta con me. Wow, tragedia. Non direi. Tutto facile, fuori Emma, dentro io. Ah.
va bene, vediamo di salire alla baita. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti, io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Intendi Mike? Cosa? Ma no, dicevo chiunque. Ah, Sam? Oh, visto che panorama, voglio dire, cavolo. Ma un anno freddo, ma le gare basta così tanto fare i appati? Muoiati. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funivia? Emily, l'ex di Mike. Intelligente, intraprendente, persuasiva. Ragazzi, quando c'è troppe R non mi riesce a parlare. Allora. Matt, nuovo ragazzo di Emily. Determinato, ambizioso e attivo. E non c'è mai un... Secondo me succede una cosa tipo alla Beautiful. O perlomeno si ammazza una vicenda tipo. Ho i brividi. Cazzi tuoi, no, scherzo. A disagio. Oh, capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti quassù. Di sicuro non sarà una normale scampagna. Voglio dire, cosa pensi? No, ma pensi che è normale, ragazzi. Mike, l'ex di Emily, intelligente, motivato e persuasivo. Ragazzi, Michael, davvero avreste dovuto vedere le vostre facce. Cazzo, mi viene da prenderti a pugni. Non male. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em. Non fare così. Così come? Così come fai tu. Alla fine fai sempre così. Dai il benvenuto, Michael. Aspetta, c'ho l'occhio che brillano. Altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana. E lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... no, meglio che vada a dare un'occhiata. Perché fanno visita a CV? Ci vediamo. A dopo. Oddio, siamo in menti un po' checchine, eh? Il nostro caro amico Mike. Però non vuol dire niente. Ah, merda. Almeno per ora. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada? Ah, eccolo, via. Sì. Fa fatica, eh? Perché? Emily, furbacchiona. Okay. Guarda. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Ci siamo quasi. È importante, Matt, ti prego. Non ti lascio da sola, voglio... insisto. Em, sinceramente non penso che... ma che... Madonna, che brigativo. Fa freddo e sta diventando buio e... Hai intenzione di proteggermi dal buio? Lasceremo... La lascia da sola, la fai schiantare. Dai, per favore, vai. Matt, mi prendi in giro. Non puoi lasciarmi sola neanche per 5 minuti. Non ti fidi di me. Ma non è per quello. Perché no, non mi ascolti? Devi sempre controbattere su tutto quello che Scusami. Dico. Scusami, volevo solo essere gentile. Se vuoi essere gentile, vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi. Vai. Ok? Oltretutto di orsa, fra l'altro. Ok. Va bene. Povero Matt, guarda, mi sta già simpatico. Anche se sei un po' chiozzo, perché gli devi dare un cazzotto subito. No, scherzo, bimbi. Si fa per di. E spero per ride. Spero, ma la vedo dura. Oh. Ashley, accademica. Vabbè, una quota per Chris. Curiosa e schietta. A vedere cosa vede, eh? Qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Non si dice ogni lasciata è persa? Ma lei è M. Mi livella alta a sinistra. Perché mi riesce a fi. A vedere? No, eh. Bimbi, c'è Matt, poverino. Da 5 minuti lo conosco. Ma vai, fanculo.
Ma vai a fanculo. Ecco, lo vedi, ti stavo facendo i complimenti. Matt. Boia di... Oh no, mi stai sul cazzo ora, Matt. Oh mio Dio. Bene, si impara. Ora sei anche becco, oltretutto. Ok, sto bene. Sfruttate e becco. Qualcosa di interessante? Ah, fammi guardare. Cosa fa? Incoraggia, bene, così impari. Certo, fai pure. Vedrai che bellezza. Bene. Figlio di puttana. To. Sul serio, Emily. Ma che cazzo? Dai, non è come sembra. Non è come sembra? Si impari a farmi paura, entro, ve lo fa vedere. Mai? Non lo so, io... Oh, maledizione. Matt. Boia ganzo, bimbi. Prende queste scelte, vi guarda. Boia, mi casa. Ma con tanto di po', però. Allora, lei è sempre lì, non è ancora morta dal freddo. Dì, lei cos'è? Legge il libro, infatti, controlla il telefono. Dì. Bene, bene, intanto ha spaccato il telefono. Perché non l'hai fatto davvero? No, l'ha fatto per finta. Non lo so. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Corri alla panchina, vai, vai. Oh, ma sei tremenda! Finge! Dio buono, se lo sapevo mi pigiavo il triangolo, finiva nel riso. Io divento cattivo, né, nei giugni, bimbi, ve lo dico. Fa. Boia, preso. A riborda, vai al liscio. Allora, ecco il piccione. Musine da porno. Hai un movimento pitone difficile, invece no. Ok, mi hai pregato. Va bene, ok. A volte non fare una cosa come da fare. Cioè? Posso prendere il piccione? Ma sì. Ma sì. Ma scoppiamolo. Oh no. Dio no. Certo. Accidenti, Jess. Guarda che hai fatto. Lo so. Dammi di che può morire un piccione per una palla di neve. So che è un uccellino, secco, però. Jess. Siamo un piccione. Apposta. Rimanente, ma Livorno. Ah, sì, si è sbriciolato. Oh mio Dio. Michael. Cazzotto, ecco, nelle puppe. Tutto fatto. Allora sono caduta. Non direi. Bene, nel caso lo sapresti. Va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Ok, è un tipo. Lo so per Dio. Regina delle palle. Bascia Mike, dai, si fa la beautiful. Vai. Basta, mi spacco la gola a cantare. Wow, tienine un po' per dopo, tesoro. Dai, eccoci, regina delle palle. Hai sentito? Sì, forse... Wow! Oh mio Dio! Bimmi, se stavo fermo moriva. Ci ha mancato davvero poco. Ci poteva uccidere. No. Sì, cioè... Wow! Se tu non ci avessi spostato... Se lo sapevo... Addio! Andiamocene via. Vabbè, se ce la fa, sì. Poi primerò sempre un qualcosa, Però non ci giuro, perché non so mai come mi può prendere. Questa volta la sto fermo. Faccio schianta a tutti. Finisco il gioco dopo 3 secondi. Arieccolo! Ci si rivede. Vabbè, siamo lì. Come ci sentiamo? Come ci si sente, boh? Pare che abbiamo appena grattato la superficie della nostra ultima seduta, quindi ora andremo più in profondità. Questa volta
Cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Come fa a sapere che sono un tipo ansioso? Prendi il libro e sfogli le pagine. Stai calmo e chiedilo per favore. Grazie. Quale immagine di ogni serie ti mette più ansia? Allora. No, in questo caso l'ansia la mette la donna lì perché pare un uomo. Cioè c'è una ghigna, ragazzi. Ah, sì, quel coso, quel pad. La folla. Sì, è vero. Col guanto addirittura. Proprio non facci vedere. L'altezza a negare. L'altezza. È un tarpone. Le serpe e i ratti. No, no, i serpenti. Io me lo posso patire, bimbi. Posso morire così. Se vedo un serpente muoio lì. Lui intanto scrive. Le pistole e i coltelli. Le pistole, di. Cioè, un'altra volta. No, serpenti, ve l'ho già detto, di. Stavo a dire, le pistole e i coltelli. Lui è lì. Si è retta a fare disegnini. Mamma mia, signore. No, i clown, così bimbo è inguardabile per clown lì, Fa per forza cala addosso, di. Le viscere, i corvi. Ah, le viscere, di. Ma sei scemo, mamma. Ma è normale faccio così lui. Ha avuto paura, mi spesso. Ma fai il culo, vai. No, bimbi. Ma è impressionante, Ma l'avete vista la ghigna ha fatto? Ho avuto paura, mi spiace. No, ma vorrei anche vedere. Velocizzarti. Ma va in culo, la ti offendo. Più oneste saranno le tue risposte, più istruttiva risulterà questa esperienza. E ancora. No, i ranni, anche i ranni, mamma mia, Sai, se la scozzano, tanto per cambiare ancora. No, le viscere, i laghi non mi danno assolutamente fastidio. O ansia, niente. O rifà così, bimbi. Men cazzo, mamma mia, i zombie non mi fanno paura. I clown, guarda quanto è brutto lui, Ma quello non è un clown, quello è un mostro. Ancora, no, le viscere. E 60. Le viscere, ancora. Molto interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. Ma che ha fatto con quella lingua lì? Ragni, clown, viscere. Ma qua no, bimbi. Ma che cazzo è? Allegro venerdì sera. Ancora una volta, temo che il tempo sia finito. Ma ne riprendo presto. Me mi incute paura, terrore, ve le vi pari. Ma non si può cambiare analista. Non trovare questo psicopatio lì. Ma guardalo io. Negli episodi precedenti. Vabbè, questo è il primo episodio, vabbè. Che succede? Dove va mia sorella? Era solo uno scherzo, Anna. Cristo santo. No! Merda! Per prima cosa, voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. Sì, comunque deve essere abbastanza triste, anche se è passato un anno. È un festino, boh, Mary and Pie, trappolino. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Boom. Effetto farfalla. Come di garbo questa frase via. Montagna sembra più grande ogni volta. Ecco, posso mettere in pausa qualcosa? Sì, ok. Allora, credo che quel 2, che ho scritto gelosia, sia, diciamo, il secondo capitolo, no? Del gioco, della storia.
Quindi io direi di concludere il secondo episodio, che vabbè, purtroppo non è tra virgolette in concomitanza con quell'altro, perché nel senso, questo che era l'uno, io per me è il secondo episodio, il prossimo che probabilmente sarà il due, per me sarà il terzo. Però ormai andiamo avanti così. Almeno se il primo episodio lo chiamiamo episodio pilota, ma ormai è andata così. Vabbè, quindi niente, concludo il secondo episodio, ovvero il primo capitolo del gioco, della storia, qua. Credo che ogni volta che si arriva il mio amico analista, Dr. Hill, credo che voglia intendere che sei alla fine del capitolo stesso. E niente, quindi detto questo, spero che comunque possiate trovare avvincente non tanto il mio gameplay, ma la storia. Anche se magari qualcuno sa già che va a finire, perché il gameplay, questa serie ho deciso di iniziarla quanto ormai, 2 mesi, 3 mesi dall'uscita del gioco. Vabbè, insomma, detto questo, l'episodio e il video finiscono qua. Come sempre, prima di lasciarvi, per concludere, vi ricordo di, se volete, vabbè, innanzitutto vi ringrazio della visualizzazione, e poi vi ricordo, se volete, di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché come dico sempre, così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò appunto sul canale, ma soprattutto sui video inerenti a questa serie. Via, detto questo, come sempre vi saluto. Ciao a tutti, alla prossima.